Domenica 22 ottobre 2023, siamo a Pontevico dove il Robecco d'Oglio gioca in casa contro la Tre Ponti di Solarolo. È la settima giornata del campionato provinciale dilettanti, seconda categoria, provincia di Cremona, girone I. Le formazioni in campo le potete vedere in sovraimpressione, mentre le squadre si stanno schierando in campo. Maglia gialla con pantaloncini neri per la squadra degli ospiti della Tre Ponti e maglia verde e pantaloncini verdi con calzettoni bianchi, la squadra di casa del Robecco d'Oglio. 10 punti separano in classifica le due squadre, l'una appunto a 10 punti, l'altra invece, la Tre Ponti, a 0 punti. Giornata in perfette condizioni climatiche, non fa caldo né freddo, terreno di gioco in ottime condizioni, quindi dovremmo aspettarci una bella partita. Sguardo furtivo alle due panchine mentre l'arbitro ha dato inizio alla competizione. Quinto minuto del primo tempo, palla al centro del campo sotto i piedi di Zerichelli che allarga per il capitano Ferrari Fabiano, passaggio in mezzo, colpo alla Ibrahimovic di Massimiliano Girelli per Falugli, ritorna il pallone Massimiliano, pallonetto, la palla esce di non molto, prima occasione da gol per il Robecco. E rivediamo al rallentatore questa occasione, partendo dal cross del capitano Ferrari, Massimiliano Girelli con un colpo di tacco per Falù che in rovesciata gli ritorna il pallone, si trova in piena area sul dischetto del rigore, tenta il pallonetto ma la misura è troppo alta. Ottavo minuto, corner per la Tre Ponti, arriva la pallinare svirgolata di Zerichelli che poi per fortuna riprende il pallone e lo allontana definitivamente dalla sua area. Pericolo per il Robecco. Nono minuto, fallo laterale sulla fascia destra d'attacco per la Tre Ponti. Si cambia completamente gioco, palla sui piedi di Mela che entra in area, supera il difensore, ma è Franzè pronto all'uscita sui suoi piedi. Dodicesimo minuto, Sordini con la palla ai piedi per il Robecco. Tenta un traversone ed è fondamentalmente il primo tiro in porta del Robecco. Siamo giunti oltre il quarto d'ora, manovra l'azione d'attacco Mela per il Tre Ponti, scambio non riuscito per l'intervento di Molinari, palla ora sui piedi di Diane Falù che la allunga per Massimiliano Girelli mette la palla a terra, vede arrivare dalla sinistra Sordini, gli offre il pallone, ottima occasione del Robecco, palla in mezzo però è deviata in corner dai difensori, seconda occasione d'oro per il Robecco. 19esimo minuto, ancora Robecco in attacco con Gianni Falù che supera tre avversari, entra in area, testa bassa e interviene Camozzi che con una scivolata porta via il pallone dai piedi dell'attaccante del Robecco. Rivediamo al rallentatore questa azione con l'intervento ottimo del difensore Camozzi che anticipa in scivolata l'attaccante Gianni Falù portandogli via il pallone all'ultimo momento. E al 23esimo c'è un corner per il Robecco, Camozzi lo spizzica di testa e va a finire la palla in corner, anzi no, colpisce la bandierina, la palla ancora in gioco, Ferrari di Fabiano la rimette in mezzo, troppo lunga ma la conquista Sordini che tentenna un po' e poi la appoggia a Ferrari Alessandro che tenta un tiro e c'è un tuffo magistrale di Bergamaschi che salva la sua porta. Ottima questa azione del Robecco e ottima la parata di Bergamaschi che noi andiamo a rivedere partendo dal tiro di Ferrari Alessandro e il tuffo plasticamente perfetto di Bergamaschi che allungandosi porta la palla in corner. Siamo giunti al 40esimo, finora pochissime le occasioni da gol, soprattutto portate in avanti dal Robecco, adesso attacca la Tre Ponti, palla ai limiti dell'area conquistata da Scarinzi che perde il pallone. Ma è Ferrari Fabiano che arriva perentoriamente, lancia Massimiliano Girelli e ha visto l'arrivo di Diane Falù all'interno, cerca di dargli il pallone ma ci mette una pezza a Camozzi e devia la palla verso il suo portiere. 47 minuti sono passati dall'inizio della partita, la palla è ancora in attacco per il Robecco che ha continuato a giocare praticamente nella metà campo della Tre Ponti che prova adesso con Mela a superare la metà campo ma non ce la fa, Zanichelli lo ferma e offre la palla al suo capitano Ferrari Fabiano pronto al cross, al centro dell'area Bosio allontana il pallone sui piedi di Scarinzi ma l'arbitro decreta la fine del primo tempo in modo un po' troppo fiscale, risultato parziale 0-0 tra Robecco e Tre Ponti.